Il visualizzatore non è altro che Google Earth. E il mio modello viene non solo visualizzato in Google Earth, ma le foto vengono applicate alle facciate. Quindi, come vedete, io non ho fatto niente dal punto di vista fotografico, eppure avendo fatto combaciare la mia geometria con delle foto, automaticamente queste foto vengono applicate alla geometria. E quindi, a parte che qui ho un po' una cantina che è crollata, ma a parte questo, il modello, insomma, ci ho messo veramente 5 minuti, non sono stato nemmeno particolarmente attento, e questo è un modello già ragionevole di questa casa in Google Earth. Un'altra cosa utile di visualizzare il vostro modello in Google Earth è appunto proprio per controllare che il modello sia adagiato correttamente sul terreno e che non abbia appunto problemi geometrici di questo tipo. Quindi, una volta che ho capito che qui c'è una cantina crollata, me ne torno nel mio editor e posso aggiustare questo punto in modo tale che venga più all'esterno, e poi ricontrollare che in Google Earth sia sì, quindi questo tipo di cose di far combaciare i punti lo potete fare un po' a occhio. Oppure c'è un altro modo per far sì che i punti abbiano delle relazioni, che si attacchino tra loro, punti o punti a bordi, che è quest'ultimo bottone qui, che è una calamita con un punto in basso, in alto sulla destra. Se selezionate questo bottone, quando muovete un punto, quel punto si può attaccare alla geometria precedentemente costruita. Quindi, per esempio, quando questo punto è qui fuori, se lo muovo verso questo bordo, il punto ha, invece di avere un solo cerchio rosso intorno, ne ha due, il che vuol dire che quel punto rimane attaccato a questa linea. Cioè, è come se fosse stato incollato a questa linea, e quindi se io muovessi quella linea, il punto si rimane combaciante con quella linea, che adesso non lo sta facendo, ma Nicole, why is he not doing it? Oh, I see. Comunque, geometricamente, una volta che avete attivato un punto col doppio cerchio rosso intorno, vuol dire che quel punto rimarrà attaccato all'altro punto. Alcune volte non è proprio chiarissimo che questo sta succedendo, perché di nuovo questo è un piano bidimensionale e i punti hanno cioè dei constraint, come si dice constraint in italiano? Dei vincoli, grazie. Ah, che bello. È tutto ieri che dico constraint e non riesco a trovare la parola. Quindi, diciamo. Tutti i punti sono vincolati. Ogni volta che allineate un punto, quel punto diventa automaticamente vincolato. Quindi, per esempio, se io seleziono questa faccia, in questa foto tutti i punti bianchi sono vincolati. Quando ci sono i punti vincolati, quello che succede è che tutta la geometria cerca di rimanere attaccata a quei punti. Alcune volte questo crea degli effetti un po' strani, per esempio quel punto non mi si muoveva insieme alla linea. Un modo per svincolare i punti è quello di fare un clic destro e dire sbloccare il punto. Quello toglie il vincolo per quel punto in quella posizione. Comunque, in generale, è utile alle volte, di nuovo, attaccare i punti, perché, per esempio, su questo lato io so che il punto laterale del mio blocco più in basso deve essere allineato al bordo esterno del secondo piano. Quindi lo posso
posso ottenere questo risultato incollando il punto. Ricordatevi di usare questo, una volta che lo attivate, agganciate il punto, disattivatelo, perché altrimenti tutti i punti che muovete cercano di incollarsi alla geometria che avete già creato e quello può portare a effetti inaspettati. Quindi cercate di usarlo solamente quando ne avete bisogno, non di tenerlo sempre acceso. Possiamo dare un'ultima occhiata in Google Earth. Adesso, come vedete, questo punto qui è allineato come torna, ecco. È allineato correttamente, infatti il piano terra non ha più quell'effetto spiacevole che aveva prima. Quindi diciamo, questo è un esempio piuttosto veloce di come creare un modello usando BuildingMaker. Una volta che avete un modello di cui siete abbastanza soddisfatti, lo potete salvare qui in alto sulla destra. Se lo potete salvare solamente se avete fatto, se siete entrati con il vostro login. Se non siete entrati, qui dovreste avere una scritta che dice: per salvare il vostro edificio avete bisogno di non mi ricordo, di registrarvi con Google Earth. Ci siete? Dimmi. Cosa succede una volta che salvate il vostro edificio? Si apre questo, bla bla bla, salviamo. Ok, è stato salvato. Adesso quello che si può qui dice salvato in galleria di immagini in 3D. Bene, continua il lavoro. Scegli una nuova località, quindi modella una nuova casa o perfeziona il tuo edificio con Google SketchUp. Se cliccate su questo link c'è una spiegazione su come portare questo edificio in SketchUp. Questo lo vedremo dopo. Comunque questa è una buona risorsa che vi spiega come potete fare poi a portare questo edificio in Google SketchUp. Intanto andiamo a cercare dove è stato salvato. Se andate in alto a destra c'è un link che dice My Warehouse e sotto i miei modelli. Quindi questo link qui sulla destra. Se andate su i miei modelli, questo vi porta dove sono stati salvati tutti i modelli che avete fatto, sia in SketchUp sia in BuildingMaker, se in SketchUp li avete caricati nella galleria di immagini in 3D. Quindi questo è il modello che abbiamo creato. A questo punto lo possiamo scaricare in SketchUp, possiamo tornare a modificarlo in BuildingMaker, oppure possiamo decidere che siamo soddisfatti con questo modello e che quindi passiamo a modellare un nuovo edificio. Domande? Le foto sono utilizzate solo per quelle città lì. Sì, allora queste sono foto particolari, perché sono foto. Allora, la domanda è, le foto sono utilizzate solo per queste città, in alto a destra, sulla lista? E la risposta è sì, queste foto non sono una via di mezzo, sono prese dall'aereo, quindi c'è bisogno di far volare gli aerei sopra la città con tutta l'apparecchiatura che permette di precisamente associare informazione di posizione, di longitudine e longitudine. Longitudine e latitudine alle foto. Quindi questo strumento funziona solamente con le foto prese in maniera particolare e l'abbiamo fatto solo per queste città qui. In generale l'idea è, probabilmente lo faremo per più città, cioè probabilmente circa
ogni mese aggiungiamo alcune città, cioè voliamo su alcune città. D'inverno è più problematico perché non vuoi le ombre troppo lunghe, e poi ci sono alcune città che sono di nuovo più problematiche, perché per esempio le vie sono molto strette, infatti il centro dell'Aquila è stato difficile perché le vie sono strette, quindi non hai una buona visuale dalla diagonale dei lati dell'edificio. Il vantaggio in questo progetto che abbiamo è che con Barnaby abbiamo questo grande database di foto che avete fatto, e quindi se anche non vedi i lati degli edifici li possiamo ricostruire mediante le foto. Però sì, questo è uno strumento che funziona solamente se le foto sono state fatte apposta per lui. Allora, abbiamo detto quindi Building Maker, salviamo. A questo punto questo modello possiamo, giusto per essere, se vogliamo modificarlo ulteriormente o migliorarlo ulteriormente, lo possiamo scaricare per Google SketchUp. Siccome questo è un modello nuovo, dove l'hai messo? Dai. Dove sta? Non me lo scarica perché ci sta qualche blocco. T'ha scaricato? No, è che spesso queste macchine non ti permettono di scaricare. Finché non mi chiede, vuoi veramente scaricarlo? No. Io lo facevo. Sì, sì. Vabbè. La terza versione. Sì, ogni tanto bisogna. Vediamo se. Il modello. Forse perché non ha finito di generarlo, questo potrebbe essere il problema. Perché questo è un modello, è quello che ho appena fatto, vediamo. Ti posso fare una domanda intanto sul nome del modello? Perché tutti i modelli c'è un edificio in 6700 lati. Sì, il nome lo potete cambiare quando quando salvate l'edificio. Ci diamo una policy su questi nomi? Questa è una domanda più per Barnaby che per me. Se sai, per esempio, una cosa utile è la via e il numero civico dell'edificio, se lo sai. Di uno dei numeri civici, perché se è un isolato. Se è un isolato, sì, magari, oppure anche un intervallo di numeri civici. Quando io vado al moderatore immagini, se creo un nuovo edificio e lo salvo, lui mi chiede che nome gli vuoi dare. E lui gli dà un nome automatico perché sa che ha quel cap e sa la città e quindi quello usa. Però sì, in generale è utile se sapete la via o il nome specifico di usarlo. Alcuni palazzi storici hanno il nome. Esatto, o alcune chiese, lo stesso. Sì, quindi no, questo è. Ove possibile, diciamo. Ove possibile specificare maggiormente, magari il nome deve essere il numero della via col numero civico o il nome del palazzo, sì. Anche perché quello rende più facile poi ritrovarlo nei vostri modelli. Allora. Per una mano molto semplice perché ho perso l'inizio. Sì. Se voglio cancellare un volume, un oggetto. Sì. Allora, per cancellare ci sono svariati modi. In un modo potete clic destro e rimuovi il blocco. Un altro modo è tornare indietro se è l'ultima operazione che avete fatto. E credo che anche il tasto cancella, sì, il tasto cancella funziona, quindi da quel punto di vista i comandi sono abbastanza standard. Quindi abbiamo parlato come posizionare i blocchi in maniera decisa. Quando si intersi pronti i volumi, per esempio, se tu dovessi modellare il taglio del tetto, diciamo la falda che dobbiamo andare in università, come si fa? C'è un comando apposta perché io ho visto sullo stesso asse Z, mi sembra. In altro tempo, noi dovessimo modellare meglio la parte con il basso e il destro del tetto, che quella parte con il tuo più dall'altra. Allora, in generale, secondo me, per modellare questo tetto la cosa migliore è usare tre rampe, come ho fatto vedere prima. Quindi una rampa, lo possiamo rifare, anzi, lo posso fare con le rampe. Aspetta, facciamo così. Allora, per esempio, in questo caso, se volessi modellare questa, la domanda era come faccio a modellare questa parte del tetto più accuratamente. In questo caso il modo migliore è creare il primo piano, il piano terra, e a quel punto cliccare sul il prossimo volume e mettimelo sopra e usare una rampa.
Quindi posso creare una rampa, la vorrei girare anche. Ah. Brutta. Quindi posso creare una rampa per questa parte del tetto e poi creare altre due rampe per questa parte qui e l'ultima. Quindi un'altra rampa. Quindi finché selezionate il tasto mettilo sopra, continua a mettere i modelli sopra. Sopra, esatto. Sì, il tasto, quel tasto funziona finché... questo mi sono confuso, non so dove l'ho messo. Finché il tasto è selezionato lui continua a aggiungermi al primo volume, diciamo, continua a metterlo al volume selezionato, quindi quello selezionato, okay. Quindi così sopra un'altra rampa e adesso la linea. Un'altra cosa utile in questo caso è usare, per esempio, io so che queste due geometrie sono una accanto all'altra, quindi magari voglio fare in modo che questo punto in cima, per esempio, sia attaccato, quindi incollato all'altro punto, combaci perfettamente, oppure che questo punto qui in basso, questo anche potrebbe essere utile. In generale, se la geometria è piuttosto complessa, conviene modellare semplicemente le masse e le altezze in 3D Maker e poi muoversi in SketchUp per raffinare il tetto. In questo caso io l'avrei fatto come ho fatto io, quindi un tetto intero, e poi in SketchUp avrei abbassato quella falda del tetto. Però di nuovo dipende un po' dallo stile. Conosco alcuni modellatori che lavorano solo in 3D Maker e fanno anche i dettagli, insomma, in 3D Maker. È un po' anche questione di pratica, credo. Io non sono poi espertissimo un building maker. Allora, torniamo ai miei modelli, anzi adesso me lo fa scaricare. Quindi questo è il mio modello. Eccolo, lo possiamo scaricare e aprire SketchUp. In questo caso io non gli ho detto di salvarlo, gli ho detto semplicemente scarica. E lui mi ha detto: lo vuoi aprire direttamente o lo vuoi salvare? No, ci vuole un po' di tempo per avere il modello a disposizione, che deve essere convertito dal formato di BD Maker. Quindi ci vuole una. Alcune volte non lo fa subito. Comunque di solito sta nella cartella download del browser. Sì. Se lo salvate senza. Senza specificare dove, sul vostro hard drive, di solito lo mette nella cartella download, esatto. Questo è un bago. Ah no, veramente, perché mi dice sempre il file di sola lettura, invece no. Non dovrebbe. Il file locale forse. E può essere, perché è un file temporaneo, però. Allora, questo è il modello che abbiamo adesso in SketchUp. Adesso chiaramente le texture delle pareti possono essere migliorate. Non c'è bisogno. Insomma, alcune sono ragionevoli, questa qui è abbastanza ragionevole. Si può migliorare. Questa qui non mi piace tantissimo e questa mi dà molto fastidio perché c'è un tetto che viene dall'altro palazzo nella foto. Quindi qui è dove potete avvantaggiarvi del fatto che appunto che durante i click days abbiamo preso tutte queste foto delle facciate degli edifici e questo edificio, come tutti gli altri del centro dell'Aquila, dovrebbe avere delle foto delle facciate che sono molto più precise. Quindi poi si può migliorare. Io non vorrei entrare troppo nei dettagli di come si mettono le texture, perché questo ci stiamo 3 ore. Comunque, in generale, una volta che avete una faccia con una foto applicata, potete fare un clic destro sulla faccia, andare dove dice texture e posizione, e questo vi permette di riposizionare la vostra foto in maniera più accurata, sia di riposizionarla che di deformarla in modo tale da combaciare perfettamente poi con la facciata. Quindi
per poter per raffinare come le foto sono state applicate alle facciate è possibile e si può fare in SketchUp. Non solo in SketchUp, potete anche applicare nuove texture a questa facciata importandole dentro SketchUp e poi dipingendo la facciata con queste texture. Se poi volete più informazioni ve le do. È un processo un po' più complicato che abbiamo coperto nel pomeriggio dei corsi su SketchUp. Comunque se poi non ve lo ricordate ve lo posso far vedere più velocemente. Un'altra cosa molto utile e importante da fare quando avete portato il vostro modello dentro SketchUp è quello di scaricare il terreno da Google Earth. Se cliccate su questo bottone qui con la mappa con una freccia gialla verso il basso, questo vi permette di scaricare sia la foto satellitare che i dati sul terreno, dove, come vedete, il terreno è piuttosto inclinato qui. Quindi è utile portare il terreno dentro SketchUp per poi controllare che il palazzo sia correttamente adagiato a terra. In questo caso forse lo vorremmo leggermente più alto in SketchUp. Quindi facciamo così. Nuovi. Una cosa importante è anche che l'edificio non sia volante, esatto, perché gli edifici volanti vengono automaticamente scartati da Google Earth, perché ovviamente non esistono in realtà, quindi... Non ancora, esatto. Non ancora per un po', secondo me. Oltretutto non ci vorrei vivere, secondo me, in un edificio sollevato. Sarebbe molto antisismico. Questo è vero. Quindi una volta che avete poi raffinato il vostro edificio in SketchUp, in questo caso per esempio l'abbiamo adagiato più correttamente sul terreno, lo potete di nuovo salvare nella galleria di immagini a tre dimensioni, che è lo stesso posto dove il no, alt gr, ma non funziona. Quello di qua. Eh sì, questo lo so, ma non. No. Mi fa di tu. Sei serra. Inglese. No, scorsa stasera ho avuto problemi tutto il tempo ieri, non so perché. Ah, sì, sì. No, secondo me comunque può essere pure che è un bug del dialogo. Comunque potete poi caricare questo uso un altro indirizzo così che non c'ha la chiocciola. Potete rimandare questo edificio nella galleria di immagini in 3D e dichiarare che è pronto per Google Earth cliccando questo bottone. Il titolo, casa, la via non la so, quindi non ce la metto. Modello. Abbiamo caricato tutti lo stesso edificio? Sì. Ma però lo stesso questo qui? Sì, ma insomma, poi il migliore verrà scelto. Scusa, quello è mio, non è io vedo tuo, no, vedo ancora. No, il mio edificio viene messo in Google Earth solo se viene approvato, quindi io lo posso vedere nella mia copia locale di Google Earth, però tu non puoi vedere il mio ancora, a meno che non lo scarichi dalla galleria di immagini in 3D. Se te lo vai a trovare nella galleria di immagini in 3D, te lo scarichi e dici mettimelo in Google Earth, a quel punto lo puoi vedere. È una nuova geometria per muoverla in maniera che tutti i punti si muovano insieme, che con il nuovo elemento geometrico si riesce a fare. Io prendo un punto e lo trascino, tutto il solito, e
Sì, perché allora la domanda è come mai quando creo un nuovo punto di geometria la posso muovere ovunque nello spazio, e poi quando comincio ad avere dei punti che sono vincolati non posso più muoverla tutta insieme uniformemente. Allora, quello è perché i punti cominciano a essere vincolati e quindi sono vincolati spazialmente, e quindi il programma dice beh, non puoi muoverla, perché se la muovi questo punto mi si sposta. Quindi solo nella prima posizione. Quindi il primo posizionamento puoi muoverla tutta, perché non c'è nessun vincolo, mentre successivamente stai aggiungendo vincoli che non ti permettono di muovere la geometria. Un modo per l'unico modo in cui puoi farlo è rimuovere tutti i vincoli della geometria che hai già creato. Sì, esatto. Quindi per esempio io, se creo questo nuovo rettangolo, lo metto qui e qui, diciamo, quindi ho questi tre punti vincolati. Adesso in un'altra foto in un'altra foto non mi permette più di muoverlo. Mi sembra che per ogni foto all'inizio lo fa. No, perché più vincoli metti, più anche se cambi foto. Sì, è perché sono vincoli tridimensionali. Quindi lui dalla foto dice secondo me questo punto è in questa posizione tridimensionale, devo mantenere quel punto in quella posizione. Cioè più lo vincoli più è difficile muoverlo uniformemente. Però se tu clicchi destro e dici blocca tutti i punti del blocco, questo credo che lo faccia, allora lo fa per foto, quindi devi sbloccare tutti i punti del blocco in tutte le foto. Puoi muovere, a quel punto di nuovo lo puoi muovere. C'ho ancora un vincolo secondo me in questa qua, però a quel punto lo puoi di nuovo riposizionare completamente. Quindi insomma il flusso di lavoro è: scegliete un edificio in building maker che non è stato già modellato, quindi che non ha un puntino blu, cominciate a modellarlo, salvatelo e poi decidete se volete migliorarlo o meno in SketchUp. Abbiamo creato uno spreadsheet oggi con alcune zone che riteniamo siano leggermente più facili da modellare, che non so nemmeno se è vero. Dov'è la barra? Mannaggia. Comunque se andate a questo sito abbiamo creato abbiamo suddiviso alcune delle aree. Allora il sito è questo. La X e la Q sono maiuscole, X e Q. Allora, in questo spreadsheet ci sono alcuni settori che abbiamo suddiviso che corrispondono alle foto che avete fatto il 12° giorno dei click days. E se io clicco su un settore, questo mi porta automaticamente in Building Maker e mi mette un perimetro giallo sul settore che quella foto rappresenta. In questo caso per esempio questo settore non è stato modellato, quindi posso cominciare a modellare questo edificio. In generale abbiamo cercato di identificare alcuni settori che sono un po' più semplici, che dovrebbero essere un po' più semplici dal punto di vista geometrico. Quindi allora 35, il settore 35. Se volete cominciare a modellare uno di questi settori, aggiungete il vostro nome di lato in modo tale che non modelliamo tutti il numero 35. Quindi e quando andate a un settore, l'altra cosa da controllare è che gli edifici non siano già stati fatti. Quindi per esempio
questo caso di nuovo questo settore è... Sì, se clicchi sull'indirizzo. Ah, ok, però il mio 35 è diverso. Ma dai. Ma forse sei in un caso diverso. Possibile, torna un po' lo schermo. Ah no no, scusa, settore 35. No, linea 35. Se sei, no, no, è il nome del KML, non è. No, di quello che la mia è più qua è il casino, non stiamo. Cominciamo per altro. Allora io direi adesso scegliete, provate un po' a usare il Maker, io giro e poi cominciamo a modellare. Se avete domande alzate la mano, io vengo e vi aiuto, oppure mi dite, mi acchiappate. E, domande? Problemi? Quelli liberi, quello che ho fatto io. Sì, quelli sono quelli liberi, quelli dove non c'è il microfono. No, quello è il microfono.